L'auto che c'è qui alle nostre spalle è figlia di un tempo andato, non solo perché Ford Mustang rappresenta una vera e propria icona di stile a livello mondiale, ma soprattutto perché le case automobilistiche oggi guardano in una direzione leggermente diversa da quella che è questa macchina, che è una vettura fondamentalmente nata, concepita, sviluppata per il puro divertimento. Oggi pensiamo che la maggior parte delle case automobilistiche guardano ai motori con sovralimentazione, questa banalmente è un 5 litri V8 aspirato, una vera e propria muscle car americana che nel corso degli ultimi tempi ha subito un leggero restyling dal punto di vista estetico, dal punto di vista tecnologico, perché per esempio è stato introdotto un display da 12 pollici in funzione, in sostituzione di quello che è la strumentazione analogica. C'è poi la questione del motore, che oggi ha ben 450 cavalli e una trasmissione da 10 rapporti. C'è poi la questione legata alla sicurezza, stiamo pur sempre guidando una Ford, per cui questa Ford Mustang implementa oggi tutte le ultime innovazioni della casa americana. Qui dietro a noi c'è una bella strada, per cui non ci resta che andare a farci un bel giro. E cerchiamo quindi di contestualizzare un attimo questa Ford Mustang. È il 1964, e coloro i quali sono stati concepiti nell'immediato dopoguerra, diciamo, hanno una forte disponibilità economica e sono alla ricerca di un prodotto un po' particolare. Diciamo che in Ford intercettano questa specifica esigenza e pensano di creare la Ford Mustang. Il successo è di fatto immediato, tanto che la leggenda narra che nel primo giorno di vendite negli Stati Uniti furono ordinate ben 22.000 vetture. La leggenda di Ford Mustang continua nel corso degli anni fino al 2014, momento in cui viene presentata la sesta generazione di Ford Mustang. Viene presentata in due versioni, una prima versione dotata di un motore 2.3 litri EcoBoost, di fatto un 4 cilindri sovralimentato, e poi c'era questa seconda versione, che è quella che stiamo guidando noi, un potente V8 5 litri rigorosamente aspirato. Si tratta di due soluzioni di fatto diametralmente opposte tra di loro, perché la prima magari è dedicata a coloro i quali sono alla ricerca sì di una esclusività data da questa bella muscle car, ma magari non vogliono essere eccessivamente penalizzati da quelli che possono essere i consumi oppure i costi di gestione nel quotidiano. La seconda è invece più pura, più americana, più muscle car, la vera e propria icona statunitense. Ed è proprio questa vera icona statunitense che stiamo guidando noi, quella con il motore potente, quella con il motore rabbioso, quella con il motore che nel momento in cui acceleri ti stampa un sorriso in faccia, quella che nel momento in cui acceleri sentite qua quello che è il canto proveniente dallo scarico. E siamo ancora fortunati noi oggi ad avere una soluzione come questa, perché ragazzi, oggi il mondo guarda all'elettrificazione, guarda alla guida autonoma, guarda ai motori sovralimentati. Nessuna casa automobilistica pensa più a fare delle macchine con motori fatti solo ed esclusivamente per divertire, perché questo è un motore concepito proprio per divertire. Hai una brutta giornata, scendi in box, schiacci il pulsante, tiri due sgasate, fai un giro dell'isolato e ti stampa veramente un sorriso sulla faccia. Nel contempo è anche un motore che riesce ad essere prestazionale. Il restyling dello scorso anno ha donato a questa versione 5 litri V8 ben 450 cavalli, quindi una quantità veramente abbastanza importante, e diciamo è anche un motore che riesce a fare da 0 a 100 in 4,6 secondi e ha una velocità massima di 250 km/h. Quindi assolutamente nulla da rimpiangere a quelli che sono i motori sovralimentati, anzi ben vengano motori come questi fatti veramente per divertire. Ed è un motore potente, un motore fluido, un motore veramente molto performante, molto elastico, che accoppiato alla nuova trasmissione a 10 rapporti riesce ad esprimere veramente fino in fondo quello che è il suo carattere, volendo anche essere rabbioso ed aggressivo quando, diciamo, si usano modalità di guida particolari, ma soprattutto un motore appunto che riesce ad emettere dallo scarico un sound veramente d'altri tempi. Beh, è chiaro che la magia deriva dal fatto che è un motore aspirato, non abbiamo sostanzialmente niente tra il motore e lo scarico. Certo, ci sono i sistemi di abbattimento di quelle che sono le emissioni, ma non essendo sovralimentato non abbiamo turbine che vanno a ovattare quello che è il suono. Trasmissione a 10 rapporti con convertitore di coppia, non una doppia frizione, e a mio avviso è stata una scelta idonea, perché il convertitore di coppia tende ad essere molto parsimonioso per quanto riguarda i consumi. È una tecnologia di fatto veloce, tendenzialmente abbastanza veloce, ma soprattutto molto affidabile e molto duratura. È molto robusto il convertitore di coppia. Ora, qual è il punto? È il fatto che sono 10 marce, quindi la macchina ha comunque 10 rapporti tra i quali scegliere.
Nell'ambito di questa prova su strada, io ho letto alcuni pareri, ho guardato alcuni video prima di fare questo video a mia volta, e ho sentito alcuni colleghi che hanno espresso un giudizio non proprio positivo su questa trasmissione, e di fatto secondo me hanno un po' sbagliato a interpretare la macchina, e vi spiego il perché. Cioè, questa è una macchina che ha diverse modalità di guida, c'è la modalità normal, la sport, la track, la wet, c'è la track race, c'è anche una modalità personalizzata volendo. La questione qual è? Che se voi guidate questa macchina in modalità normal e la guidate in maniera ordinaria, ovviamente la macchina cerca di farvi risparmiare un pochino su quelli che sono i consumi, se no cosa le hanno messe a fare 10 marce? Ed è facile quindi, per esempio, che a 40 all'ora siate in quarta, in quinta, a 70, 80 all'ora siate in decima. Cosa succede? Nel momento in cui voi guidate in questa modalità, guidate tranquilli, va tutto benissimo. Il cambio è morbido, il cambio è fluido e tendenzialmente anche abbastanza pronto. Ma lasciando la modalità normal, se iniziate a guidare in maniera aggressiva, la macchina non capisce più bene. Perché dice, ma perché tenere la modalità normal quando stai adottando uno stile di guida sportivo? E allora qua sorgono i problemi. Perché? Perché se sei in decima deve scalare magari in seconda, poi mette la terza, tu lasci l'acceleratore, torna in decima, poi deve tornare in seconda. Insomma, la macchina veramente non riesce a capire quello che deve fare. E quindi coloro i quali hanno detto che la macchina un po' si impunta hanno effettivamente ragione, ma semplicemente sbagliavano, perché dovevano scegliere la modalità sport, come quella che sto utilizzando io in questo momento. E in questa modalità la macchina è sempre pronta, non sbaglia veramente un millimetro su quello che è l'innesto delle marce, tanto che i paddle al volante di fatto non servono più nemmeno nel momento in cui andate a cercare una guida un pochino più aggressiva, perché la macchina di fatto si trova sempre nella marcia più idonea. Beh, le altre modalità di guida, per esempio track, non ho avuto modo di provarla. Drag race si utilizza nel momento in cui volete andare a fare uno 0-100, poi c'è la modalità wet snow che si utilizza nel momento in cui volete andare a stemperare un pochino quella che è l'esuberanza del motore 8 cilindri da 450 cavalli. E quindi come si guida questa Ford Mustang? Si guida bene, nulla a che fare con quelle che sono le versioni precedenti, magari un pochino troppo sovrasterzanti, quindi molto più sbarazzine sul posteriore. Questa ha un grande motore all'anteriore, questo 5 litri V8 dona molta stabilità a quella che è la parte anteriore della vettura, e nel contempo si fa guidare bene anche il posteriore, perché tendenzialmente anche nelle modalità di guida un pochino più sportive non tradisce veramente mai. E questo è molto importante, perché le versioni precedenti di Mustang erano forse un pochino troppo impegnative, e pensare di guidare questa vettura con 450 cavalli chiaramente richiede anche una vettura che sia stabile. Quindi nulla a che fare con le versioni precedenti. Questa Mustang, certo, da portare al limite non è una cosa per tutti, ma anche quando si va a cercare la guida un pochino più sportiva, chiaramente codice della strada permettendo, assolutamente non ci sono particolari problemi. E il problema del rollio, che un po' si percepiva nelle versioni precedenti, in questa specifica vettura che sto guidando io è di fatto azzerato dal fatto che è inserito un optional, sono le sospensioni magnetiche. Come funzionano? Le sospensioni utilizzano del fluido tipo olio per andare chiaramente a contrastare quelle che sono le asperità del terreno, ma all'interno di questo olio ci sono degli elementi, delle piccole particelle di ferro. Cosa succede? Per andare a indurire l'ammortizzatore semplicemente si crea un campo elettromagnetico intorno all'ammortizzatore, e in una frazione di secondo l'ammortizzatore diventa molto più rigido. Infine c'è la questione legata alla sicurezza. State pur sempre guidando una Ford, peraltro una vettura che a mio avviso ha una fortissima connotazione turistica. Buona l'abitabilità a bordo, comode sono le sedute, ma soprattutto nel bagagliaio avete anche spazio per i vostri oggetti. Quindi state guidando una vettura che di base va a ereditare le tecnologie presenti all'interno della sfera Ford e le porta qui dentro. Parlo per esempio di cruise control attivo, mantenimento attivo di quella che è la carreggiata, riconoscimento attivo dei pedoni. C'è persino una funzione che va a precaricare quello che è il sistema frenante nel momento in cui identifica una possibile condizione di pericolo, così da ridurre quelli che sono gli spazi di arresto. E proprio in tema di freni, questa versione 5 litri rispetto alla 2.3 litri EcoBoost è dotata di un impianto frenante maggiorato realizzato dalla italianissima Brembo. Si tratta di un impianto dalle dimensioni molto generose, che all'anteriore ha un pompante con ben 6 pistoncini.
Adesso andiamo a vedere un pochino come si sta all'interno e parliamo del sistema di infotainment Sync 3, che ovviamente è compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. E vediamo dunque come è fatta questa Ford Mustang all'interno. C'è anche poco da fare, nel senso questa è una vettura keyless, quindi viene fatto tutto in automatico. Il sistema di infotainment si preallerta, schiacciamo il pulsante di accensione e vediamo qua anche il display da 12 pollici che è frutto del restyling dello scorso anno, peraltro il display da 12 pollici che va a cambiare la propria grafica in funzione delle modalità di guida, quindi Sport Plus piuttosto che circuito, piuttosto che drag race, oppure wet, oppure normale, che torna una configurazione un pochino più ordinaria. Questa in realtà è un'impostazione che può essere modificata qua dall'interno della vettura, comunque la cosa direi che è molto carina. Vettura da impostazione molto molto ordinaria, un volante molto sportivo, con la classica pulsanteria che ci si aspetta da una vettura come questa, con tanto di cruise control adattivo, comparto dei telefoni, media, impostazioni, e questo è il pulsantino che vi permette di andare a configurare quella che è il My Mode, ovvero la modalità di guida personalizzata che si può andare a scegliere qui. Questo My Mode può essere personalizzato attraverso il volante. Sistema di infotainment Sync 3, che chiaramente è compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, e apprezzo molto il fatto che ci siano diversi pulsanti fisici e che non necessariamente si debba passare attraverso il sistema di infotainment per fare ricorso a quelle che sono le impostazioni più classiche. Vettura che si sviluppa in verticale, potete vederlo anche voi da qua, quindi è sostanzialmente simmetrica come vettura, con queste doppie gobbe, questa parte centrale qua, nella parte centrale poi abbiamo il sistema di infotainment e climatizzazione, i diversi pulsanti, questo serve per andare a regolare la risposta dello sterzo, questo è appunto il selettore delle modalità di guida. Trasmissione a 10 rapporti, abitabilità a bordo che secondo me è buona. Forse avrei gradito uno svuotatasche un pochino più ampio, qui al centro cup holder che va poi a finire per contenere quelli che sono gli oggetti che uno poi si trova in tasca, pozzetto dalle dimensioni abbastanza generose con connettività USB, per esempio qui dentro c'è uno dei miei telefonini e direi che ci sta tutto più o meno bene. Belli questi sedili, ottime queste cuciture a contrasto. Andiamo a vedere come si sta seduti dietro, perché anche questa potrebbe essere una incognita. Questa è la seduta regolata su quella che è la mia altezza, qui dietro c'è un gancio che ci permette di far scorrere il sedile in avanti, o meglio di spostarlo in avanti. Sono seduto molto bene, mi trovo incassato molto bene, ci sto comodamente. Il sedile dietro è leggermente verticale, quindi non proprio sdraiato ma leggermente verticale, chiaramente perché dietro ci abbiamo la capote, però tendenzialmente anche la prova delle quattro persone a bordo è superata con pieni voti. E infine andiamo a parlare di quelli che sono i prezzi di questa Ford Mustang. Andando a consultare il sito internet di Ford Italia, vediamo che il prezzo di partenza della versione con trasmissione automatica è di 49.000 euro, pochi o tanti che siano non sono in grado di giudicarlo. Quello che vi so dire con estrema certezza è che questa è una vera e propria joy machine, una di quelle macchine che ti fanno venire la pelle d'oca, una di quelle macchine che ti stampano un grande sorriso in faccia ogni qualvolta si va a fare anche la minima accelerata. Per quanto mi riguarda è tutto, qui sotto c'è uno spazio per i commenti, se vi è piaciuto questo video un like e perché no un subscribe al canale YouTube di Infomotori. Alla prossima, ciao.